pensate che potevo comprarmi una di queste e invece ho scelto di avere questa. Benvenuti a tutti, mi sono appena accorto che se sapete quanto costa una Tesla già avete capito la cifra finale, ma comunque oggi siamo qui perché andremo a vedere voce per voce quanto costa aprire una propria attività, proprio come può essere questa, Control Fitness, che per i più distratti di voi trattasi di il primo studio fitness con co-working a Milano. Lo faccio per tutti quelli che vorrebbero aprire qualcosa di proprio ma magari non hanno la minima idea di quali possano essere i costi e quindi sono un po' frenati. In più sono sicuro che non indovinerete mai qual è la voce che ha inciso di più sul totale. Saranno stati gli attrezzi? Saranno stati i lavori edili? Si dirà edili o edili? E tante altre risposte. Allora, prima vorrei che la regia mi inserisse due disclaimer. Possiamo farlo? Grazie. Allora, le cifre che indicherò saranno indicative per due motivi. Uno, io inserirò tutte le voci che secondo me servono per avviare un'attività, ma non è detto che nel vostro caso specifico servano tutte o dobbiate pagarle tutte. Ad esempio, avere un logo e una brand identity secondo me è fondamentale, ma come sapete nel mio specifico caso io il logo l'ho fatto fare da Luca. Trovate il video sul mio canale, ve lo metto adesso da qualche parte. Nel vostro caso specifico potrebbe essere che la spesa per l'agenzia immobiliare non dovete pagarla perché vostra zia è agente immobiliare, o magari conoscete una ditta che vi ha fatto i lavori e quindi in quel caso vi accordate in modo diverso. E se avete uno di questi ultimi due casi posso già anticiparvi che avete fatto tombola. Disclaimer 2, è inutile sapere esattamente la cifra anche perché sicuramente non troverete un posto con la stessa metratura di questo, anzi magari non sarà neanche un'attività a Milano o non ci saranno i prezzi di mercato di oggi, quindi l'idea è solo quella di darvi una scala che può essere utile a capire quanto può incidere una determinata categoria. Iniziamo? La prima spesa è per logo e brand identity. Io qui ho messo 500 euro che è un po' una media tra quello che vi può chiedere un freelance su siti come Fiverr, di circa 30 euro, fino ad arrivare agli oltre 1000 che mi hanno chiesto alcune persone che ho contattato per farmi fare anche solo il logo. Ora, è una spesa obbligatoria o che io consiglio? Sinceramente sì. Forse perché ho fatto liceo artistico, sono sempre uno che vuole avere un'idea molto visual della cosa, ma immaginatevi anche voi solamente a dover mandare qualche preventivo o doverlo iniziare a comunicare magari sui vostri canali social, avere un logo, dei colori che già vi rappresentano, secondo me fa la differenza anche in fase di startup. Quindi prima spesa, logo, c'è. Seconda spesa, nel mio caso circa 900 euro, è l'apertura di una forma societaria. Infatti, qualsiasi cosa vorrete andare a fare dovrete avere da un minimo di una vostra partita IVA fino a ditte individuali o SRL. Io ho speso circa questa cifra, ma è un caso specifico per un tipo di attività che fa promozione sportiva. Avrei voluto aprire SRL e penso che lo farò in futuro, ma ora che ci penso potrei fare un video dedicato su quale forma societaria secondo me è meglio, perché ho scelto la mia. Quindi a questo punto io mi giocherei la carta degli iscriviti al canale per non perdere i prossimi video, ok? Saliamo ma leggermente, infatti 1000 euro per realizzare un sito web, anche qui ho messo una media di mercato visto che io nel mio specifico caso ho speso circa la metà per avere un servizio con assistenza per qualsiasi problema e una serie praticamente infinita di plugin che sarebbero in realtà tutti a pagamento come WordPress, Elementor, ActiveCampaign, eccetera. Il sito vero e proprio poi sono diventato negli anni bravi a farlo direttamente io, anzi in questo caso specifico la mia dolce metà che ormai è più brava di me, però anche lì io consiglio di avere un sito web anche nell'era dei social. E visto che anche di questo potremmo fare un video, quindi meglio sito, meglio comunicare sui social, posso ripescare la carta dell'iscrizione al canale? Ah no, me la son giocata, vabbè, niente. Passiamo ora a cifre decisamente più importanti, infatti abbiamo circa 5.000 euro per tutto quello che è arredamento, a partire dall'ufficio, abbiamo poi
lo spogliatoio, questo qui è quello maschile, ma è tutto da raddoppiare perché c'è anche il femminile, oltre ovviamente all'ingresso, ma anche a tutto quello che è l'arredamento del coworking. Quindi andando un po' a riassumere tutto quello che non è l'attrezzatura della palestra, ma è l'arredo del posto, siamo intorno, nel mio caso, ai 5.000 euro. E saliamo, ma leggermente di prezzo, ma qui c'è una svolta di trama inaspettata. Infatti siamo in quella che è la zona fitness, che uno si aspetterebbe in una palestra essere la voce di spesa principale, e invece siamo ancora indietro nella classifica delle spese e già troviamo quella che è l'attrezzatura. Infatti per tutto quello che vedete siamo a circa 6.000 euro, che si divide tra soprattutto pavimentazione e una serie di attrezzature della Jiwa Fitness, oltre alle due panchette multifunzione che adoro perché permettono di fare un sacco di esercizi, che invece sono della PowerTech, e anzi, ora che noto, sono così nuove che devo ancora addirittura togliere la plastichina della novità. Facciamolo insieme. Facciamo ora un deciso salto in avanti per quanto riguarda la spesa e andiamo su il secondo posto delle cose più costose per aprire un'attività, ed è l'affitto. Ora voi direte, ma come, non stavamo vedendo le spese iniziali che sono ben diverse da quelle ricorrenti, come appunto luce o affitto? Sì, ma proprio tra le spese iniziali l'affitto avrà un grosso impatto, proprio perché spesso troverete dai 3 fino anche ai 6 mesi di caparra da dover bloccare, e nel mio caso mi è andata di lusso perché sono solo 3. Oltre alla percentuale dell'agenzia immobiliare che vi trova il posto, che vorrà una percentuale del canone annuo. Ora, questo posto qui è veramente un affarone, perché siamo intorno ai 2.000 euro al mese ed è esattamente la metà della media di mercato per Milano. Io ho ancora l'alert di immobiliare.it, dove ogni giorno mi arriva un mix dei risultati di ricerca di immobili simili a questi, e ce l'ho solo per godermi il fatto che ogni volta che vado a leggere vedo cifre intorno ai 4.000-4.500 euro a salire. Quindi per questo posto, avendo circa quei 2.000 euro, siamo già a 6.000 euro di caparra trimestrale messi e bloccati, a cui sempre all'inizio ho dovuto aggiungere il 15% del canone annuo di questo posto, che essendo intorno ai 25.000 euro ha comportato una spesa di circa 3.000 euro. Quindi ok, spostiamoci per andare a vedere quella che è la cosa che ha inciso più di tutte come spese iniziali. E siamo arrivati alla spesa più alta che ha inciso più di tutte, e è quella relativa ai lavori. Parliamo in questo caso di circa 15.000 euro. Non rifaccio tutto l'elenco perché c'è un video bellissimo con tutti i timelapse e tutte le cose che sono state fatte, ti consiglio di recuperarlo, sarà in giro da qualche parte o qui sotto. Questa è una cifra importante, ma che ho deciso di mettere sul piatto solo perché l'affitto del posto era veramente basso. È una considerazione che ti consiglio di fare: se ti chiedono un prezzo molto alto di affitto, almeno che sia pronto e chiave in mano, che non devi intervenire troppo. Anche se, andando a ragionare su un'ottica di lungo periodo, avere un affitto basso è sempre più conveniente rispetto a uno alto, anche se all'inizio devi fare una mole di lavori abbastanza importante. E quindi con questa abbiamo finito tutti i conti. Dovremmo essere a circa 35.000 euro, anche se manca ancora una considerazione da fare. Ora, a fronte della mia esperienza, c'è un'ultima cifra che ti consiglio di mettere da parte, ed è circa il 10% di quello che sarà il tuo preventivo di tutte queste spese che abbiamo visto, che andrà per gli imprevisti, che saranno quei soldi che spererai di non spendere, ma che poi ovviamente spenderai. Io nel mio caso li ho fatti fuori subito, i primissimi giorni, era appena arrivata la ditta dei lavori e abbiamo notato che c'era da fare uno scurgo dove potevo o aspettare qualche giorno e quindi far slittare tutto, ma ero tipo al primo minuto in cui erano appena entrati tutti e ormai dovevo farlo, e se ne sono andati quindi via 1.000 euro per lo scurgo veloce. E la seconda spesa imprevista se n'è andata quando avevo decisamente sottostimato
quanto fosse impegnativo imbiancare tutto e anche lì, visto che avevo già l'impresa di pulizie per qualche giorno dopo, non potevo rimandare troppo l'imbiancatura fatta da me e anche lì ho dovuto chiamare degli aiuti che hanno mandato varie persone per dover finire tutto e lì altri 2000 euro se ne sono andati. Comunque siamo giunti alla fine, come avete visto il totale anche con gli imprevisti è leggermente sotto i 40.000 euro e quindi devo fare i complimenti a chi aveva risposto correttamente quando l'ho chiesto nel mio Instagram, dove se non mi segui ti invito proprio caldamente a seguirmi. Ora fammi sapere nei commenti se anche tu hai in progetto magari di aprire un'attività tua, imprenditoriale, se ti aspettavi una cifra del genere e spero di essere stato utile ad avere un po' chiarito le idee. Noi ci vediamo nel prossimo video che così, per prenderla larga, direi che arriva sicuramente entro fine anno. Sì, entro fine anno ce la posso fare.